Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Vogliamo offrire al Signore in questa Eucaristia la nostra giornata e la nostra stessa vita, implorando da Lui il dono dell'unità della Chiesa, mettendo tutta la nostra energia perché davvero si possa compiere questo grande dono. E vogliamo chiedere perdono anzitutto delle nostre mancanze. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio creatore e padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo Figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso, dicendo: «Ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza». Così Abramo, con la sua costanza, ottenne ciò che gli era stato promesso. Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che pone fine a ogni controversia. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento affinché, grazie a due atti irrevocabili, nei quali è impossibile che Dio mentisca,
noi che abbiamo cercato rifugio in Lui abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla speranza che ci è proposta. In essa, infatti, abbiamo come un'ancora sicura e salda per la nostra vita. Essa entra fino al di là del velo del santuario, dove Gesù è entrato come precursore per noi, divenuto sommo sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme. Si ricorda sempre della sua alleanza. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno di giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Nel secondo capitolo della Genesi si dice che Dio, il settimo giorno, portò a compimento ogni cosa e si riposò. Nella disquisizione rabbinica antica c'era il problema se il compimento di quest'opera della creazione
avviene nel giorno del sabato, il settimo giorno, oppure prima, e Dio in quel settimo giorno si riposa totalmente, completamente fermo. Può sembrare una piccola disquisizione, semplicemente teologica o scritturistica. In verità Gesù sembra proprio giocare su questa realtà. Egli ha la convinzione, e lo dimostra attraverso i suoi insegnamenti, i suoi miracoli, spesso fatti di sabato, che Dio, riposandosi, porta a compimento la creazione, che non sta totalmente fermo. Un po' come quando noi abbiamo la possibilità di fermarci un attimo, di riposarci, di avere qualche momento o qualche giornata di riposo, e quindi notiamo tanti particolari nella nostra vita, anche nel nostro ambiente di vita, che magari hanno bisogno di essere sistemati, un quadro storto che non abbiamo notato durante tutta la settimana, che era piena di lavoro, piena di cose da fare, oppure un particolare che potremmo abbellire, arricchire. E allora il riposo è il momento della bellezza, il momento del compimento, il momento in cui fermarci un attimo e fare in modo che la nostra vita non scorra nell'anonimato, travolta, sconvolta talvolta da tutto quello che dobbiamo fare, dai nostri impegni. È il momento in cui portare a compimento la nostra creazione. E Gesù fa questo. Il suo sabato, il sabato che lui inaugura e che dura per l'eternità, è proprio il compimento di tutto quanto. Il rischio può essere quello della pigrizia, cioè è il momento in cui appunto non fare niente, e guai a chi disturba questo non fare niente. E allora, come ci dice l'autore della lettera agli Ebrei, siamo invitati a non impigrirci, a darci sempre da fare, e menziona tre virtù, le tre virtù cardinali, unite alla perseveranza. Dice che non dobbiamo mai venire meno nella carità, e il tempo del riposo è il tempo in cui ci è concesso una maggiore possibilità di attenzione, di cura verso gli altri, verso Dio e verso noi stessi. E questa è la carità. Non per niente Gesù fa diversi miracoli nel giorno di sabato, non per provocare i farisei o le altre persone attente a quello che fa e a quello che dice, ma proprio per svelare come Dio possa portare a compimento il comandamento della carità. E quale il giorno più bello che non il sabato? E così anche sempre l'autore della lettera agli Ebrei ci invita ad avere una forte fede nel Signore, così come l'ha avuta Abramo, così come l'hanno avuto coloro che ci hanno preceduti e sono stati testimoni fedeli, grandi nel cammino spirituale. Anche noi dobbiamo avere fiducia, fiducia in un Dio che non viene mai meno nella nostra vita, che è sempre presente, che si coinvolge in prima persona. Tutto il ragionamento sul giuramento che Dio fa su se stesso, cioè coinvolgendo se stesso, mettendoci la faccia in prima persona, senza coinvolgere altri. Dice, noi giuriamo e giuriamo per Dio, perché è colui che è più in alto di noi. Dio non ha nessuno più in alto di Lui, si coinvolge totalmente. E noi sappiamo che si è coinvolto talmente tanto, non solo da metterci la faccia, ma da rimetterci la vita stessa in Gesù Cristo. E proprio per questo, continua l'autore, Gesù Cristo è quell'ancora di salvezza, quella speranza che viene gettata nel Tempio del Signore, perché ciascuno possa avere la sua sicurezza. Ecco la nostra speranza, sapere che Dio si è coinvolto nella nostra vita totalmente, nella vita dell'umanità, e che Dio,
ecco, è lì, pronto a tenere fermo tutta la storia, la nostra storia. E quell'ancora, così come l'ancora della nave, serve per tenere ferma l'imbarcazione in un punto esatto, perché non venga trasportata dalle correnti e perda quindi il suo itinerario. Così noi, con quest'ancora che è Cristo, fissa nel Tempio del Signore, noi abbiamo la certezza che il nostro tempo non fugge, che le nostre relazioni non si sciolgono, non si disperdono in tante cose, ma che tutto viene fissato dalla sua grazia. Ed ecco quindi la fede, la speranza, la carità, che sono sempre presenti nella nostra vita, fin dal battesimo, e che noi dobbiamo mettere in atto, proprio guardando a Cristo, al Signore del sabato, a colui che può dare compimento, pienezza, bellezza a tutta la nostra vita. Lo chiediamo per noi, certamente, lo chiediamo per la Chiesa intera, perché ancorata veramente a quel Cristo che ha donato la sua vita per lei, possa trovare i sentieri dell'unità. O Dio, servire a te e regnare. Giunga fino a te la preghiera che oggi ti rivolgiamo, perché sei la nostra roccia e il nostro rifugio. Ripetiamo. O Dio fedele, esaudiscici. O Dio fedele, esaudiscici. Perché la Chiesa non cerchi appoggi terreni, non priva viva di fragili entusiasmi, non insegua la facile popolarità, ma si fondi sempre sulle certezze della fede. Preghiamo. O Dio fedele, esaudiscici. Perché i nostri governanti siano illuminati nel dare disposizioni giuste, veramente orientate al bene comune e adeguate a tutelare i più deboli. Preghiamo. O Dio fedele, esaudiscici. Perché mettiamo in pratica i comandamenti del Signore, fonte di libertà, giustizia e pace per tutti. Preghiamo. O Dio fedele, esaudiscici. Perché impariamo a chiedere ogni giorno il dono di un cuore povero, capace di meravigliarsi per le opere di Dio e di godere nella comunione con i fratelli. Preghiamo. O Dio fedele, esaudiscici. Mettiamo nel cuore del Signore tutte le nostre intenzioni personali. Ti preghiamo, o Padre, che non respingi mai nessuno dal tuo cuore, ma tutti ascolti e a tutti assicuri il tuo amore gratuito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per la Santa Chiesa. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui ci hai portato alla conoscenza della tua verità, affinché formassimo la Chiesa a suo corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. Per mezzo di Lui, a tutti i popoli hai donato il tuo Santo Spirito, principio mirabile della varietà dei carismi e artefice di unità e di amore. Egli dimora nei tuoi figli di adozione e riempie e guida tutta la Chiesa, e noi, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore come figli amati, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo, nostro Signore.
in comunione con tutti i devoti di Gesù Bambino e con quanti ci seguono attraverso la TV, vogliamo recitare la preghiera quotidiana. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, e ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.